Terminata ieri la festa della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù ad Andria, in diretta su Teledeon la celebrazione eucaristica col momento di adorazione presieduta dal vicario generale Don Gianni Massaro. Sentiamo. La paura ci impedisce di vivere nella fiducia da figli di Dio. La paura però, guardate, può essere anche usata bene. C'è paura e paura, ci dice il Vangelo. Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire l'anima e il corpo. Cioè c'è una paura che ci fa diventare brutti. E c'è una paura che ci fa diventare belli. Paura inutile è la paura di perdere il corpo. Paura bella, sacra, è la paura di perdere l'anima. La mia anima conta più del mio corpo. Se il mio corpo è perfetto, ma la mia anima è persa, io vivo una vita terribile. Se invece la mia anima è viva, io vivo una vita felice, bella. Viviamo in un tempo in cui la paura del corpo ci ha reso un po' edonisti, un esercito di infantili. Siamo un po' intonditi. Più siamo ossessionati dal nostro corpo, dal nostro benessere, e più diventiamo chiusi, ottusi a ciò che conta davvero nella nostra vita. E ciò che conta davvero nella nostra vita sono le relazioni. Guardate, io ho conosciuto persone che con un corpo sfigurato, perché gravemente ammalati, non hanno perso la bellezza della vita, perché capaci di relazioni autentiche. E magari noi abbiamo vissuto nella nostra vita tempi di solitudine per il nostro egoismo, che sebbene in un contesto di benessere fisico, li ricordiamo come tempi di grande difficoltà e di grande infelicità. Abbiamo bisogno di un'anima capace di vivere nell'amore. Ciò che fa perire l'anima è la mancanza di amore. L'indifferenza uccide l'anima. Ciò che rende coraggiosi è l'amore. Ho visto giovani intraprendere per amore azioni che non avrebbero mai intrapreso, o sopportare azioni dure e difficili. Sant'Agostino scrive così: il coraggio è un amore che sopporta facilmente ogni cosa in vista di ciò che si ama. Nei Promessi Sposi, il Cardinal Federigo ricorda al pauroso per antonomasia, Don Abbondio, che l'amore è intrepido e aggiunge: se per tant'anni di ufficio pastorale avete amato il vostro gregge, se avete riposto in esso il vostro cuore, le vostre cure, le vostre gioie, il coraggio non deve mancarvi ora nel momento del bisogno, perché l'amore è intrepido, non ha mai paura. Il coraggio si radica nell'amore. È così che si può vincere la paura. Non abbiate paura, dice Gesù. Voi valete più di molti passeri.